Ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta e oggi andremo a fare una nail art. Questa nail art è molto particolare perché l'elemento essenziale per realizzarla sarà l'acqua. Eccola qui, io ho questa tazzina, non ve la faccio vedere però è sempre la solita con cui faccio anche video assaggi. Allora, l'acqua deve essere a temperatura ambiente, cioè l'acqua fredda che viene dal rubinetto, quindi non deve assolutamente essere calda, altrimenti non funziona, e neanche eccessivamente fredda di frigorifero, una temperatura normale, diciamo, cioè la prima acqua che viene fuori dal rubinetto del freddo, ecco, diciamo così. Poi vi servono degli smalti. Allora, perché la nail art venga meglio e il metodo funzioni, io vi consiglio tantissimo gli smalti di Astra oppure quelli di Essence, perché io faccio questa tecnica da anni e ho riscontrato che queste due marche vanno super bene, anche con quelli di Kiko mi sembra, perché praticamente lo smalto deve essere più liquido possibile. Vedete? Che ora non ve lo posso far vedere bene, però voi basta che l'aprite e vedete se la gocciolina non scende giù tanto bene, vuol dire che lo smalto è troppo denso e non va bene quella nail art. Potete scegliere i colori che volete. Vi anticipo che la nail art che verrà fuori è una nail art astratta e che ogni unghia sarà diversa dall'altra, però comunque avrà gli stessi colori, poi insomma durante il procedimento lo capirete meglio. Poi avete bisogno di uno stuzzicadenti, delle pinzette, io ho queste qui apposta, però anche quelle normali vanno benissimo. Poi degli stecchini, come si chiamano questi qui, insomma per le orecchie, non mi viene in mente come si chiamano, dei cotton fioc, ecco. Poi una penna corregge smalto, questa qui è di Primark e questa è di Essence, quindi facilmente reperibili. E poi avrete bisogno di, questa è la cosa più difficile diciamo da reperire, che è praticamente una protezione che io sono andata già a mettere intorno alle unghie. Vedete questa cosa trasparente? Aspetto che mi metta a fuoco, ok? Vedete? È trasparente perché adesso si è seccata. È una specie di colla che vi va a proteggere il resto delle dita dallo smalto, perché faremo un po' un pasticcio, un pastrocchio, e quindi può darsi che un po' parte dello smalto vada sul giro cuticole, e quindi voi dovete, allora, se non avete, siccome questo prodotto qui appunto non è facilissimo che ce l'abbiate in casa, ora questo qui l'avevo preso su AliExpress diverso tempo fa, potete o mettere dello scotch tutto intorno, cioè proprio da qui sotto, qui e anche sotto l'unghia, oppure potete usare la colla Vinaville, perché questa qui non è altro che colla Vinaville rosa, cioè ve lo garantisco, non ho letto gli ingredienti perché non ci sono scritti, ma ha lo stesso identico odore spiccicato della Vinaville, e quindi insomma potete usare anche quella, che ci servirà appunto per proteggere. Allora, io come base ho usato uno smalto bianco che è quello di Astra sempre, perché noto che gli smalti di Astra hanno questo... No, questo non ce l'ha, come mai? Ecco, vedete? Dite? Quando scegliete gli smalti, fate attenzione, la cosa migliore è che abbiano questa pallina dentro, perché aiuta meglio a mescolarli, ecco. Allora, vi conviene tenere tutti gli smalti aperti nell'ordine in cui volete realizzare, insomma, la nail art, nell'ordine in cui volete che siano messi. Quindi io metto, allora, questo di qua, ok. Allora, vado semplicemente a mettere una goccia o due di ciascuno smalto, vedete? Uno, ne metto due in modo che... Se si allarga è normale, lo deve fare. Poi vado con il mio azzurro, più gocce mettete più sarà visibile sull'unghia. Poi metto il fucsia, poi metto il trasparente. Se volete una parte di bianco sulla vostra nail art, non andate con il bianco, perché generalmente il bianco è molto molto pastoso, quindi usate il trasparente che vi andrà comunque a far vedere il bianco sotto. E vado a fare degli altri fino a che ho voglia, lo posso fare una volta, due, tre, quanto mi pare, fino a che non si allarga, cioè fino a che si allarga, vedete? Il fucsia, aiuto, non ci fate caso anche se succede qualche pastrocchio, non è un problema. Ok, ci vado a dare il trasparente. Ok,
ora vedete, piano piano il trasparente fa allargare tutto. Io direi di fare un altro giro, quindi 1, 2, ogni tanto qualche goccina va di sotto, non vi preoccupate, è normale. 2 di azzurro, 2 di fucsia e 2 di trasparente. Mi raccomando, ricordatevi di mettere qualcosa sotto, io ho messo praticamente questo avanzo di tovaglia in modo da non rovinare la tovaglia che c'è sotto. Ecco, arriverà un punto in cui non si espanderà più. Allora ora cosa dovete fare? Con il vostro stuzzicadente andate a creare il vostro disegno. Io parto sempre dal centro, dopodiché vado su, giù, giù, su, eccetera eccetera, finché il disegno non mi piaciucchia, diciamo così. A me piace fare quest'altra cosa, quindi prima in su e in giù e poi da destra a sinistra. Ecco, questo qui sarà, allora qui c'è una bollicina che vado semplicemente a togliere con la punta. Adesso io vado a inserire tutte le mie unghie, cercando di mettere anche il pollice, ma non so se mi riuscirà, esattamente sopra, e le immergo nell'acqua totalmente. Se riesce a fare anche il pollice, ok. A questo punto dovete stare attenti a questo passaggio. Voi dovete, ora non riesco a farvelo vedere, però intorno alla vostra mano praticamente si sarà formato il rimasuglio, diciamo, vedete? Il restante smalto che non si è andato ad attaccare alle vostre unghie. Voi dovete toglierlo tutto con lo stuzzicadente, toglietelo più possibile, perché altrimenti quando andrete ad estrarre, ora finché sono là sotto non è un problema perché loro avranno preso il loro disegno, però quando andremo ad estrarre non ci deve essere nulla intorno, quindi l'acqua deve essere più pulita possibile, altrimenti può andare a rovinare il nostro disegno che abbiamo appena formato. Ok, tolgo tutto il più possibile e poi estraggo le mie unghie. Ed ecco qui, in 5 secondi avete fatto la vostra nail art super particolare. Allora, qui ho fatto un errore perché le ho messe troppo appiccicate e quindi al lato è un pochino bianca, però non è un problema. Adesso vado semplicemente a togliere, vedete a che cosa mi è servita quella colla che ho messo prima, la vado a togliere, vedete, viene via tutto. Ok, ovviamente vedete che c'è molto più smalto sulle mie dita che sulle mie unghie. Questa è l'unica parte un pochino noiosa, diciamo, della nail art, perché comunque dovete, vedete, andare a eliminare tutto. È andato molto più in giù, diciamo, rispetto a dove avevo messo io la colla. Questo passaggio, se volete, fatelo dopo un po', se volete stare più tranquilli, perché altrimenti rischiate con la pinzetta di andare a rovinare lo smalto fresco, ma comunque si asciuga in super velocità. Quindi vado a togliere intanto quello che posso. Ok. La cosa più importante è aver protetto comunque il giro cuticole, perché è quello un pochino più ostico, insomma, da pulire. Per il restante, siccome è una superficie più ampia, noi andiamo semplicemente con un batuffolino di cotone imbevuto nel solvente e togliamo lo smalto in eccesso. Io ho detto, questa è proprio la parte più, un pochino più ostica del procedimento, perché comunque, visto, non si può prevedere dove andrà lo smalto e quindi, insomma, fa un po' di confusione, però comunque, ecco, l'importante è che vi ho fatto vedere il procedimento. Fatemi sapere se vi piace questo effetto. Vedete, a me piace tantissimo, perché comunque anche qui sembra che vi siete messi lì a dipingere a mano, vi sono venute tutte queste belle striature, invece no.
Allora, adesso cosa succede? L'acqua qui è leggermente sporca perché ci sono ancora dei residui di smalto. Non ci devono assolutamente essere perché altrimenti andrete a rovinare la mano successiva. Ah, il pollice mi è venuto diverso perché ovviamente l'ho messo in un'altra angolazione, però è proprio anche il bello di questa nail art, che appunto ogni unghia sia diversa dal solito, dalle altre cioè. Adesso vado a svuotare la mia tazza, l'acqua deve essere più pulita possibile. Vado e torno. Ecco qui, adesso ho di nuovo la mia acqua bella pulita, anzi vedo che c'è ancora un rimasuglio di smalto, a volte succede. Sarebbe meglio usare dei bicchieri di plastica, però io la plastica insomma cerco di abolirla il più possibile, quindi non ho dei bicchieri di plastica in casa e quindi faccio con questa tazza che poi andrò a pulire perché comunque con il solvente viene via tutto. Allora ripartiamo e facciamo il solito procedimento, quindi le nostre due gocce di viola, potete scegliere anche più colori, anche 5 colori, 6, quanti ne volete, quello come vi dico sempre è a gusto vostro, io ho scelto questi perché insomma sono fra i miei colori preferiti, 2 di fucsia, 2 di trasparente, poi viola, viola, azzurro, azzurro. Poi perché la nail art venga abbastanza comunque simile su entrambe le mani, dovete comunque soltanto ricordarvi il numero di giri, diciamo, degli smalti che avete fatto. Io in questo caso prima ne ho fatti 3, quindi ne faccio 3 anche in questo caso. Adesso devo aspettare che il trasparente faccia il suo corso. Ecco, gli potete anche dare una piccola scossa, qui si dà una mossa. Allora fatemi sapere se vi risulta divertente questa nail art, a me piace tantissimo da quando l'ho scoperta tanti anni fa, perché questa andava di moda anni fa, ma lo sapete che io non seguo assolutamente le mode, non mi interessa nulla. E quindi, cioè, anche perché comunque io, a me piace fare le nail art appunto con gli smalti normali invece che con il gel. Anche perché questa qui è una nail art proprio che con il gel non si potrebbe fare. E vado a ricreare lo stesso disegno che ho fatto prima. Anche in questo caso il disegno lo potete fare come volete, andate a gusto, andate su, andate giù, andate a destra, fate, ci sono tantissimi tutorial. Ora io vado contro il mio canale, ma insomma su YouTube ne trovate tantissimi che praticamente vi fanno vedere altri disegni, tipo anche a forma di fiore, insomma diverse situazioni. Io, a me piace tantissimo questa e quindi generalmente vado sempre con questo disegno qui. Ok, tolgo le eventuali bollicine e vado ad inserire la mia mano. Allora, qui. Ok, perfetto. Adesso vado con il mio cotton fioc. Bene, sì, ho imparato. Vedete qua? Da qua lo potete vedere che ci sono appunto rimasugli perché non tutto lo smalto è andato sulle nostre unghie. E cerchiamo di toglierli il più possibile in modo da non rovinare la nostra fantastica nail art. Ok, andiamo a togliere anche questi. Perfetto, poi insomma che se viene qualche errore in questa nail art il bello è proprio quello, perché comunque essendo una nail art molto artistica, scusate il gioco di parole, quindi visto come se fosse un po' una cosa astratta, no? Come vi dicevo prima, quindi anche se ci dovesse essere qualche errorino, insomma non fa nulla, almeno io la vedo così. Ci sono altre nail art in cui sono un po' più precisina, voglio che sia tutto fatto a modo, ma in questo caso no, perché è proprio il bello della nail art che sia così particolare. Adesso vado ad estrarre le mie unghie ed eccoci qui, visto? Ta-da! Cioè, a me piacciono tantissimo, proprio darsi che sia l'unica al mondo a cui piacciono, quello non è detto. Non è detto che piaccia anche a voi, fatemi sapere. Allora vi faccio vedere l'ultima cosa. Allora prendo il mio cotoncino e cerco di togliere il più possibile lo smalto, da poi quella è una cosa che viene da sé, insomma l'importante è avervi fatto vedere il procedimento. Tolgo il più possibile,
Dopodiché, se avete una penna con reggismalto è la cosa migliore. Vedete, questa è quella di Essence che vi ho fatto vedere anche altre volte. Questa la trovate sempre, la potete reperire ovunque. E vado sul contorno a togliere proprio, insomma, le cose che sono rimaste, ecco, rimasugli di smalto. Questa è la miglior cosa. Se avete un Essence vicino, uno VS, insomma, un negozio che rivende Essence, sicuramente la cosa migliore è questa. In due ballette avete fatto. Se non ce l'avete, potete andare anche semplicemente con i vostri cotton pioc. Andate, li riempite un pochino di acetone. Ok, spero di farvi vedere qualcosa. Andate sul vostro giro cuticole. Anche questi sono molto utili per fare questo lavoro di precisione, perché comunque ci sono anche dei cotton fioc, cioè non dico apposta, però sono un pochino più indicati perché hanno proprio una punta a punta, non tonda. E questo quindi è un altro metodo. Ora io non ve lo faccio vedere del tutto perché altrimenti non voglio il video venga lunghissimo. Poi vi volevo far vedere un'altra cosa. Allora, se non avete né la penna con reggismalto e volete essere ancora più precisi, ci sono in commercio, in qualsiasi negozio di cinesi, questi applicatori per praticamente sarebbero per i lucidalabbra, per i rossetti eccetera, no? Sarebbero per le labbra, le vendono tipo 52 euro. Andate, sempre lo immergete nel vostro solvente per unghie e vedrete che questo qui è più preciso. Aiuto, devo stare attenta perché altrimenti mi rovino la nail art. E andate proprio sul contorno, questo vi aiuta proprio di più. Vedete, essendo più preciso, vi toglie tutto. Ecco fatto, vedete, la vostra unghia è già pulita. Ok, vedete. Allora, io vado a sistemare, vi tolgo tutto lo smalto in eccesso e vi faccio vedere il risultato finale. A tra poco! Ecco fatto! Queste sono le mie unghie. Questo è il risultato finale. Vedete? Fatemi sapere se vi piace. Alla fine della nail art è necessario sigillarla. Vedete che sono brillanti. Io sono andata semplicemente con questo smalto trasparente di Astra. Però esistono anche dei top coat proprio che hanno quello scopo lì di Astra, e quindi insomma potete andare anche con quello. E niente, questo è il risultato finale. Sposto un po' la roba, che l'unica particolarità di questa nail art, appunto come vi dicevo all'inizio, è che lo smalto deve essere più liquido possibile, uno smalto denso, molto tipo il bianco. Io non ce lo metto mai il bianco proprio perché ha tantissimo pigmento e quindi è molto denso e risulta come vernice e non andrebbe a espandersi bene, ecco perché al posto del bianco ho usato il trasparente, che comunque vedete il bianco c'è perché dove ho messo il trasparente appunto si vede lo smalto che c'è sotto. E mi sono dimenticata di dirvi che per fare questa nail art è assolutamente necessario lo smalto bianco, perché comunque è quello che va a far risaltare meglio i colori. Vedete? Bella, mi piace tantissimo. Ed ecco qui. Fatemi sapere che ne pensate e se proverete a ricrearla. Niente, io vi saluto. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, condividetelo, quello che volete come sempre. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e io vado a pulire tutto questo macello. Ciao!